Ore 6 del mattino, piazzale della Cartiera Borgo. Inizia da qui il viaggio verso Vicenza di una sessantina di lavoratori cassaintegrati dopo la chiusura dello stabilimento. La carovana di auto, circa una decina, parte verso le 6:15, direzione Altavilla, provincia di Vicenza, per manifestare davanti alla sede del gruppo Borgo. Dopo circa un'ora e mezza si arriva nel piazzale davanti all'azienda. Accolti da polizia e carabinieri, si inizia ad attaccare gli striscioni e a gettare i fanghi di scarto proprio davanti all'ingresso. Siamo a Vicenza per manifestare contro la chiusura, per gli errori, colpa degli errori dell'azienda. Stiamo dicendo all'azienda Borgo: guardate che avete le discariche di fanghi a Mantova e ne abbiamo portate un pochi qua come campione, però ce ne sono molti, molti altri. No, non hanno paura di noi, no? Hanno paura di altre cose, ma noi siamo per il lavoro, quindi i lavoratori li lasciamo passare. Gli impiegati iniziano ad arrivare verso le 8:30, qualcuno si guarda intorno, non sa come fare ad entrare, qualcuno fa finta di niente e scavalca il fango, ma dall'azienda tutto tace. I lavoratori presenti a 20 giorni della chiusura non abbandonano la speranza che qualcosa possa ancora cambiare. Noi lavoriamo per un nuovo inizio, confidiamo che magari sotto un'altra ragione sociale, se non sarà possibile riprendere con la Borgo, si possa riprendere con una tipologia di produzione diversa. Più che speranze, sappiamo che ci sono stati nei mesi scorsi dei contatti fra un gruppo che opera nel settore della produzione e lavorazione di carte per packaging. I nostri impianti sarebbero in grado di rispondere a queste esigenze produttive. La bella notizia, quella che tutti aspettano, sarebbe quella di sapere che qualche industriale ha acquisito lo stabilimento, dando nuova vita alla cartiera che altrimenti, con gli impianti fermi, è destinata a morte sicura. E se la speranza è l'ultima a morire, il morale tende verso il basso. Lo stato d'animo è di angoscia, nel senso che non sai cosa ti aspetta, perché insomma ci si sta muovendo un po' alla ricerca di un posto di lavoro, ma la realtà mantovana è come tutte le altre realtà italiane in questo momento, e quindi non è che ci siano le idee chiare, nel senso che adesso si è avuto una bella notizia dell'anticipo della cassa integrazione da parte dell'interessamento di alcune banche, e soprattutto grazie all'interessamento del sindacato, e questo è già un mettere in sicurezza la famiglia da un certo punto di vista. Dopo un po' di cori richieste alla direzione, mentre si sta per tornare a casa, si apre una porta e qualche rappresentante della Borgo esce. Parla con alcuni esponenti dell'RSU. Soliti discorsi, mobilità, cassa integrazione, la decisione di chiusura irremovibile, insomma, nulla di nuovo. E mentre il fango e i cartelli fatti con il nuovo cartoncino rimangono per ricordare questa giornata di protesta, si rientra a Mantova. Ma la lotta non finisce qui e si pensa già alla prossima manifestazione, per non far abbassare la guardia, per non cadere nel dimenticatoio, per poter continuare a sperare che un futuro ci possa ancora essere.